Buongiorno a tutti, sono la vice sindaco di Riva Rossa Canavese, un piccolo comune di 1600 abitanti nella cintura di Torino. Comunicazione, collaborazione e solidarietà sono gli elementi che caratterizzano il nostro comune. Fin da subito, dall'inizio della pandemia, abbiamo cercato di dare aiuti concreti alla nostra popolazione. In questi giorni, per esempio, stiamo distribuendo i buoni alimentari a sostegno delle famiglie in difficoltà. E grazie ai commercianti di Riva Rossa abbiamo già istituito fin da subito la consegna a domicilio tramite la protezione civile. Nello stesso tempo abbiamo aiutato i bambini che non avevano dei dispositivi per fare lezione online e abbiamo consegnato 15 tablet. Grazie a una raccolta punti fatta precedentemente, in tempi non sospetti. Inoltre siamo riusciti a consegnare 5 mascherine a famiglia, grazie alle donazioni dell'associazione sportiva, più un commerciante che ha donato una consistente cifra. Inoltre un nostro stilista, un ragazzo giovane, rivarossese, di sua spontanea volontà, ha confezionato delle bellissime mascherine che ha donato al comune e che adesso stiamo regalando una a famiglia di cotone molto belle. Sempre riguardo le donazioni, i commercianti e i cittadini, nonostante il momento molto difficile, hanno organizzato una raccolta fondi e siamo riusciti a raccogliere 9.000 euro che abbiamo donato all'ospedale di Cirié, al reparto di rianimazione. Questo ci rende molto orgogliosi. La cosa importante in questo momento è la collaborazione tra cittadini, istituzioni, associazioni e a Riva Rossa questo avviene in modo spontaneo e naturale e questo ci fa sentire tutti molto uniti. Tant'è che domenica, che sarà Pasqua, potremo consegnare, grazie alle donazioni, alla donazione di un cittadino che ha voluto rimanere anonimo, delle uova di Pasqua a tutti i bambini e nello stesso tempo regaleremo delle letterine che i bambini hanno scritto adottando un nonno, e quindi i bambini hanno scritto delle lettere che noi recapiteremo grazie alla Protezione Civile, alla quale va il nostro sentito ringraziamento perché è sempre molto presente nel nostro territorio e con la quale lavoriamo senza sosta giorno dopo giorno. E questo anche il ringraziamento va anche a tutta la popolazione, ai commercianti, alle associazioni e ai cittadini in primis, che con la loro gioia, tutte le volte che noi passiamo con l'amministrazione, con la Protezione Civile, ci regalano i loro sorrisi, i loro saluti, i loro ringraziamenti. E questo ci fa ben auspicare che andrà tutto bene. Grazie.